Mi spiegate perché nel mio palazzo c'è una tizia che parla in napoletano stretto? Scusate se interrompo, eh. Questa è la vita dei miei gatti. Camilla. Ciao. Che mi lecchi il pene, non puoi. Il gatto intanto si sta sempre più strusciando. Che schifo, mi sono seduto su un cammello. Allora, scusate se l'odio fa schifo. Scusate se i capelli fanno schifo. Scusate se tutto fa schifo. Scusate se la mia vita fa schifo, ragazzi. Cioè, voglio veramente scusarmi con voi sul fatto che la mia vita faccia veramente cagare. Tanto non mi mancavano ste cose. Comunque, ragazzi, bella. Poggiolina, che cosa stai facendo? Vieni qua. No, non tu. Perché chiamo Poggiolina e bene Camilla? Bene ragazzi, e bentornati qui su questo mio nuovo video. Incredibile, signori, siamo tornati. Camilla, vieni qua, vieni qua. Madonna mia. Manco se vede, vabbè. Sì, Camilla. Siamo tornati, signori. Niente, tutti mi osservano, come sempre, col vlog del mese. Signori, siamo tornati col vlog del mese. Per i nuovi iscritti, che cos'è il vlog del mese? Allora, io lo facevo praticamente l'anno scorso, quindi magari tipo 300.000 persone non sanno che cosa io stia facendo. Ah, guarda, per cazzo. Ah sì, io penso che ci sia un'invasione di blatte volanti che hanno un lazzo per prendere al collo altre blatte per trasformarle in super blatte. È passato chiaramente un elicottero. Comunque, signori, che cos'è il vlog del mese? Il vlog del mese racchiude in questo disagio del mio giardino tutto... Mortacci tua. Quello che ho fatto durante questo mese. Cosa ho fatto durante questo mese? Allora, scusate se l'audio, come ho detto, farà schifo, però non posso usare il microfono. Che cos'è? Che cos'è? Che cosa sei? Una mosca. Guarda quanto è grosso. Comunque il mancano pochi giorni era inteso come mancano proprio pochi giorni e mi faccio le canne. Come ho detto, signori, questo video racchiuderà un po'. Camilla, non puoi tirare tutto fuori. Racchiuderà un po' quello che ho fatto in questo mese, parlando di alcuni video, parlando del cazzeggio. Quindi nuovi iscritti, mi raccomando, scrivete sotto nei commenti vlog del marzo. Comunque, questo mese sono successe un po' delle cose. Allora, perché lo faccio solo d'estate? Perché è più divertente e soprattutto d'estate si può fare. D'inverno, no, perché d'inverno fuori in giardino si muore di freddo, mentre d'estate si muore di caldo. Non ha senso questa cosa che ho appena detto. Signori, ti fai anche delle grandissime colle cannabinoidi. Diciamo che il vlog del mese è un po' un bread and breakfast che non ha mai mangiato regoli. Ma comunque, in questo mese che cosa è successo? In questo mese sono andato a Los Angeles. In questo mese ho incontrato delle persone fantastiche. Non ho incontrato nessuno. Sono andato a Los Angeles. A Los Angeles quest'anno è stato devastante, perché veramente non c'era nessuno. Cioè non c'era nessuno, nel senso che eravamo lasciati a noi stessi così da soli. Non avevamo la macchina, dovevamo prendere sempre Uber, soldi su soldi, cose a caso. L'hotel era figo, non c'era la connessione. È stato un incubo terrificante. Io vi giuro che è stato terribile. Io non... L'anno prossimo con sto cazzo che ci vado a Los Angeles, andateci voi, perché io non voglio più andarci. Comunque sto sudando un botto. Comunque, a parte Los Angeles, abbiamo fatto un po' di cose. Abbiamo continuato a fare come sempre le sdrogo corse. Ho fatto le mod, ho fatto dei vlog, ho fatto Wattpad, raga. Parliamo, facciamo un discorso su Wattpad, veramente. Cioè, perché Wattpad fa arrabbiare la gente? Cioè, perché io mi diverto a mettere i titoli che non c'entrano un cazzo col video? Che però non è vero che non c'entrano un cazzo. Semplicemente io non scrivo Wattpad, perché se scrivo Wattpad fa meno views. E perché dovrei divertirmi a fare meno views del solito, mortacci vostri? Sarebbe inutile, sarebbe un po' stupidina come cosa, no? Quindi lo faccio perché almeno compenso, no? So che alcuni video vanno meno bene di altri. Cioè, se so che le sdrogo corse è la serie che va più bene sul più bene, secondo te più bene, vabbè, che va meglio sul canale, meglio questa cosa, che va meglio sul canale. Ed è ovvio che se io facessi un video scrivendo Wattpad numero 2, Wattpad numero 1, non raggiungerebbe mai 150.000 views. Ma è normale, no? Poi se io faccio il titolo, la gente lo apre e magari gli piace, quindi do anche una possibilità della gente mortasci, di tuzia, di gris in Aguilera. Camilla, non ti mangiare le ossa dalle nespole che poi cachi blu. Quindi do anche la possibilità alle persone di vedere una serie che magari non avrebbero mai visto. Quindi dovreste ringraziarmi, perché c'è del guano di pipistrello nel mio giardino. Stesso discorso è per Doom. Doom, regà, la stessa cosa. Doom è un bel gioco, solo che è poco apprezzato dalla gente. Quindi se io scrivo Doom nel titolo non fa un cazzo di views. Ho fatto 3 video su Doom. No, 4. Non mi ricordo quanti ne ho fatti. Comunque un po' ne ho fatti. 3 o 4, non me lo ricordo. Che sono andati bene per il titolo e per la miniatura. Poi la gente l'ha aperto, si è preso i dislike che si è preso, però comunque la gente l'ha aperto. Non vi menate. Poggiolini, stanno a menare i gatti. Poi, signori, ho fatto il video del secolo, che è Frax ovunque. Io penso che sia il video più divertente e più geniale che abbia mai fatto. Poi è nato completamente a caso. È nato completamente a caso perché era nato non in Frax ovunque, ma in un vlog prima, che era proprio registrato i giorni del mio compleanno, in cui facevo vedere la casa e ogni tanto spuntava Frax. Totalmente random. E quindi poi quando ci siamo rivisti a Milano ho detto: ehi raga, perché non lo rifacciamo fatto bene? E l'abbiamo rifatto fatto bene. Quello è Batman. Lo rifaremo anche con regia hollywoodiana. Faremo il film e stiamo scrivendo anche il libro che si chiama Frax is Everywhere. Ho ricominciato skate perché è un po' che non lo facevo. È andato bene, ha fatto 160.000 views, 23.000 like. Assurdo. Skate mi piace un botto, raga. Infatti io devo portare di più, lo so, avete ragione, però non sono video facili da fare. Sembra una cazzata, proprio per registrare 10 minuti di skate c'è un'ora di registrazione, che rompe abbastanza al cazzo, deve pure incazzare. Però mi ha fatto piacere che vi è piaciuto un botto. Cioè proprio la droga che vi sostiene, nella droga che vi sostoglie. Camilla, mi fa ridere il cane, perché con qualsiasi... Ma quello è un poggiolino, perché mi sa quella cosa? Sei la regina del giardino. Il mio gatto non fa un cazzo dalla mattina, e poi c'è la coda lunghissima. Ciao! Ho fatto poi il video al bullying, raga.
una cosa fantastica. Cioè, io vi giuro che ho girato 4 volte in vita mia bullying, quella era la quarta. Io ho fatto una cosa mostruosa. Tra l'altro, io poi sarò lì al centro estivo Sibari Green Village, che là ci stanno tipo il tiro con l'arco, i campi da tennis, beach volley, calcetto, calciotto, c'è sta un botto di roba. Possiamo fare un sacco di roba, possiamo fare delle attività con gli animatori. Io volevo fare tipo una partita me la godo versus animatori, una cosa del genere, perché secondo me verrebbe una cosa abbastanza figa. E possiamo fare un sacco di roba. Io volevo fare i video sui giochi aperitivi, raga, ma prendete conto, io posso fare i video sui giochi aperitivi. Cioè, è il mio sogno da quando sono più o meno alto come un carzo di calla. Possiamo fare un sacco di roba, diciamo, lì. Quindi se volete venire, come sempre, noi siamo là. E come vi ho già detto, poi saremo a Jesolo il 9. E se spaccamo, se imbrechiamo, raga, se imbrechiamo un botto. Io vi dico, se imbrechiamo proprio un botto, perché il compleanno di Zampa, lasciate perdere, moriamo un sacco all'Acqualandia. Quindi arriveranno, aspettatevi comunque a luglio tutti questi video un po' così. Ovviamente ci saranno meno gameplay, non cacate il cazzo. A parte che il canale mio posso fare il cazzo che voglio, ma su... soprattutto, cazzo, mi ha camminato addosso. Oddio no, raga, sono diventato Spider-Man. Ma soprattutto non rompete le palle, perché io sto 7 giorni fuori. E se riesco a portarvi anche un video solo al giorno in quei 7 giorni, anzi sto 10 giorni fuori, se riesco a portarvi 10 video per 10 giorni, mi dovreste fare una statua e farmi un pompino con la panna. Comunque sì, poi ho fatto il Dread and Breakfast, ho fatto il draft con Frax, ho fatto la reaction Italia-Spagna che è andata bene, sta già 150.000 views, 35.000 like. Muy bueno, muy bueno, me piace come cosa. Purtroppo quello della Germania non posso farlo perché sto a Milano e non so se riesco. Sarebbe carino, però sinceramente non so se riesco, ma vi faccio sapere. Comunque raga, niente, alla fine volevo solo di questo. Comunque, mortacci tu. Che diciamo che l'estate è un po' difficile fare i video, raga, a parte che è per il caldo, perché veramente si muore. Ma poi io, considerate che adesso parto l'1 e torno il 4, poi torno, sto 5, 6, 7 a casa, poi dall'8 al 17 sto fuori e poi forse, spero di sì, mi faccio una vacanza per i cazzi miei dopo che torno dalla Calabria. Spero di sì, cioè vorrei andare in un posto che non ve lo dico, perché non ve lo dirò mai. Però io spero di riuscire a farmi questa vacanzetta e di rilassarmi un pochino. Magari in quei giorni là difficilmente caricherò video, oppure se li riesco a caricare mi è entrato in gola, penso, un polline grande quanto un campo da calcio. Mi dovreste fare un'altra statua con un altro pompino, sempre con la panna e le fragole a fianco. Comunque signori, spero che il video vi sia piaciuto, vi abbia intrattenuto, che vi abbia divertito. Mi devo grattare il culo, madonna quante allergie sto prendendo, sto morendo. Comunque raga, io vi saluto, vi voglio bene, vi voglio molto bene. Siete la mia compagnia giornaliera, cioè senza di voi non so come fare veramente. Non degli amici, cioè di amici è proprio una cosa ipocrita, però siete dei compagni di viaggio. Senza di voi mi annoierei, mi romperei il cazzo. Cioè senza gli iscritti che mi commentano, che mi dicono, oh mio Dio Dredd, fai schifo, se ne a me. Cioè veramente, non pensate alla vita, che noia. Comunque raga, io vi saluto, mi raccomando, godetevi l'estate. Questo sarà l'ultimo video di giugno, non è vero? No, stasera esce un draft. No, esce rotto, dice un terzo episodio di fila. Spo, spo, spo. In realtà è perché voglio soldi dei crediti. Vabbè, senti alla prossima, ce l'ho, ecco. Commento bella, ricordate sempre viva la Wagna. Ricordate che in descrizione c'è G2A per giochi e abbonamenti scontatissimi.